microfono 1, microfono 2, microfono 3, microfono 4, siete tutti microfonati. Oh. Siamo mamma mia. 2, 3. Sono le 10.34, abbiamo tutto il tempo per farcire il nostro panettone artigianale, in questo caso del panificio Rafael Bakery, che poi bakery in inglese vuol dire proprio panificio, a Ebbfield. Dobbiamo clonare una parola che ha inventato Martino. Cosa ha inventato Martino? Il verbo becherare. Becherare. Guarda, anche il Papa ne inventa di verbi, eccetera. E stanno già passando, alcuni sono già messi nel vocabolario. Almeno la Crusca, quando la prova là, poi più o meno potrebbero anche essere inseriti. E vabbè. Becheriamo insieme. La farcitura del panettone. Innanzitutto ci vuole un buon panettone, certo, casalingo, artigianale, meglio, perché poi andremo anche la prossima settimana a scoprire come invece più consone farcire i panettoni commerciali, quelli che vengono importati e che ci vengono regalati, certo, più frequentemente, certo. Là ci sta tutta un'altra, poi lo scoprirete, certo. Ci sarà anche tu giovedì prossimo, quindi è tutto un programma. Gulli ci li manderà, l'importatore Gulli Food ci manderà anche tutto. I Pandori, sì, il Pandoro lo farà Martino, però il Pandoro Martino, anche perché poi ai nostri ragazzini, i ragazzi, i figli, i nipoti, piace più il Pandoro che non il panettone, non so per quale motivo. Vicino, il cioccolato, se il panettone è buono, parla più vicino, Martina. Martina, io sono Norma. Virginia. Norma Martina. Ti sei messa storto. A meno da drizzo il microfono. Se no non ci sentiamo. Vai. Allora, dobbiamo prima finire i dolcetti alla mandorla. Amelia mi ha scritto un messaggino. Lo vuole sapere. Vai con Amelia. Lo faccio ora, su. Allora, velocissimo. Per fare i pasticcini alla mandorla, che sono buonissimi per Natale. Come no? 250 grammi di questo almond meal, abbiamo detto, quindi di questa farina di mandorle. Io la faccio con le mandorle peeled, quindi con le mandorle bianche, e la frullo molto molto finemente, perché cos'è la cosa migliore, no? Quando le mandorle ce le hai tu e le fai tu. Dopo abbiamo 200 grammi di zucchero, 2 albumi e mezzo, quindi perché per questa dose devi tenere il terzo albume di uovo pronto per essere aggiunto, dipende dalla consistenza. Lo so, però l'albume come si fa a dividere, Martino? Te lo spiego nella preparazione. No, io ho risolto per quanto mi concerne, perché c'è una papera e fa l'ova. Allora, un uovo di papera e uno di gallina. Questa è una cosa positiva. Questa è una cosa. Oppure quando devi comprare, 2 da 700 grammi e 1 da 350. Hai visto? Bravo. Dopodiché abbiamo estratto di mandorla, quindi questa essenza di mandorla, quindi in Australia io l'ho trovata online, perché a me piace quello di bitter almond. Io penso che ci siano delle salumerie italiane attrezzate, però diciamo. Ci sono delle salumerie dove tu hai queste boccettine, no, di estratto, di essenza. A cosa serve? Per il profumo? Serve per il profumo, perché è pazzesco, perché siccome in Australia non è possibile commercializzare la mandorla amara, perché pare che sia poisoning, invece in Italia noi abbiamo gli alberi di mandorle amare. E servono proprio per dare questa flavor, no? Anche ai ricciarelli, che sono tipici biscotti senesi, o comunque tutte le paste di mandorla. Allora, e poi una puntina di lievito per dolci, ma proprio una puntina. L'essenza, quanto? Una goccia, due gocce? Per questa dose una fialetta. Ah, una fialettina. Sì, una fialetta. Allora, che facciamo? Prima cosa mettiamo la farina di mandorla con lo zucchero e lo rimeschiamo bene. E da parte mettiamo lightly beaten, quindi battiamo proprio leggermente due schiaffi. I due tuorli interi. Ah. Perché quell'altro mezzo lo aggiungiamo poi alla fine, vediamo se è necessario. E quindi due tuorli interi, e ci aggiungiamo nei tuorli l'essenza di mandorla. Quindi proprio lightly beat, non deve essere firm beat, no? Quando abbiamo il white montati a neve, non deve essere montato a neve, ma proprio lightly. Uniamo il tutto e facciamo in modo che si amalgami. Quindi vediamo che la mandorla e lo zucchero assorbono questa mistura, no? di eggs e di come si chiama? Di albume e di almond essence, la assorbono piano piano e piano piano vedrai che si diventa quasi un dough che si come si dice? Riagglomera tutto in una piccola palletta.
appena abbiamo organizzato tutta questa cosa, se la vediamo troppo asciutta la pasta, dobbiamo battere anche il terzo albume e aggiungerlo piano piano. Quando vediamo che la cosa si è agglomerata in questo do, la copriamo e la mettiamo in frigorifero per almeno un'ora e prepariamo da parte del zucchero a velo. Zucchero a velo, rispolveriamo lo zucchero a velo perché ci serve come farina, no? Per poi utilizzare la nostra pasta. Dopo un'ora tiriamo fuori la pasta di mandorle, mettiamo il forno a conventional a 200 gradi e stendiamo su una leccarda della carta da forno. Prendiamo la nostra pasta, la arrotoliamo come quando facciamo gli gnocchi, no? Sul nostro zucchero a velo. Ci deve essere tanto zucchero a velo perché, ripeto, può essere sticky, no? Si può attaccare sulle mani. Organizziamo il nostro rotolone, il nostro serpente di spessore quasi 2 cm e cominciamo a tagliozzare come quando facciamo gli gnocchi. Prendiamo ciascuno di questi gnocchetti e lo mettiamo, lo adagiamo, gli diamo una forma con le mani che vogliamo sulla nostra leccarda, e quando ne abbiamo organizzati saranno una trentina i pasticcini che vengono dalla dose che gli ho dato. Sì. Inforniamo per 10-12 minuti massimo, davvero non deve essere colorata. Appena vediamo che cresce e che si comincia a spaccare, no? Perché lo vediamo dallo zucchero a velo, classico della pasta di mandorle, ma non si deve colorare troppo perché altrimenti viene molto croccante fuori e il cuore resta morbido. Appena insomma vediamo, dopo i 12 minuti lo tiriamo fuori, lo lasciamo raffreddare e solo dopo che sono raffreddati li muoviamo e buon appetito. Scusa, domanda. Quando posso mettere la mandorlina di sopra la ciliegina? C'è chi mette la mandorlina, la ciliegina, però io li faccio semplici, perché non a tutti piacciono, no? Mandorle, ciliegine, mandorle. Sì, ma quando dovrei mettere la mandorla o prima o dopo il forno? Allora, io la mandorlina può essere messa già direttamente all'inizio. Sì, all'inizio. E la ciliegina alla fine, quando sono già fatti. Perché quando esce fuori la metti, così si attacca. Si cuoce, okay. Benissimo. Abbiamo anche ci sono delle variazioni, poi ci puoi mettere un po' di cioccolato e quindi li fa diventare un pochino colorati, oppure un pochino di pasta di pistacchio e diventano la verdi. Pasta di mandorla sul buffet, nella classica sala da pranzo all'italiana, sul buffet, quando arriva l'ospite la trova già lì, mangia per quando danno. Poi gli sono dei pasticcini che restano freschi così per anche una settimana. Te li porto la prossima settimana. Aspettiamo con il caffè. Li facciamo vedere. Adesso andiamo al panettone. Andiamo al panettone. Quindi il panettone, naturalmente quello artigianale che ha detto Paolo, del panificio Raffaele. Cosa facciamo? Intanto prendiamo un coltello e il coltello deve essere a seghetto, quindi non un coltello liscio. E perché a seghetto, scusa? E perché altrimenti noi sgraniamo tutto quello che è il contorno del panettone, la fragilità. Per essere sicuri che prendiamo la misura giusta, usiamolo così come misuratore, quindi sappiamo già che non esce fuori dal panettone. Quindi il coltello deve stare sotto? Il coltello deve stare sotto almeno 2 cm. Da quando comincia diciamo la curva, la cupola, eccola là. Quindi si può vedere. Sceglieremo quanto grosso vogliamo il panettone o quanto gelato vogliamo mettere dentro. Se vogliamo molto gelato, ce ne andiamo nel bordino del pirottino. E rimane solo la scorza del panettone. Rimane solo l'involucro, certo. Se invece vogliamo poco gelato, lasciamo più panettone e tagliamo solo lo spazio che noi vogliamo farcire. Diciamo che io vado in una via di mezzo, né troppo gelato né poco gelato, quindi misurerò almeno 3 cm dal bordo all'interno. Quindi lo tagli da sotto praticamente. Certo, la bellezza è quella, non deve vedersi. Sopra non si quindi vede. Cosa facciamo? Il coltello a punta e a seghetto, infiliamo nel punto dove abbiamo deciso di tagliare e andiamo sotto. Senza togliere la carta di appoggio sotto? No, assolutamente. La lasciamo? No, perché la carta serve per tagliare bene e seguire il circuito che vogliamo perseguire. Quindi cosa facciamo? Andiamo da su a giù e portiamolo sino alla fine il coltello, perché sappiamo che non spunta dall'altro lato. Quindi facciamo sto lavoro. Lo staccate rando? Si sente il rumore, questa è la carta veramente, non è panettone perché è molto fresco, ma è la carta, ecco, che è il rumore della carta. Qui noi sappiamo che già è tutto tagliato il cilindro e che non abbiamo più bucato dal lato di sotto. Lasciamo il coltello, mani pulite, infiliamo
dentro le dita. Martino, è stato preciso, stavolta è proprio, proprio. E tiriamo fuori il cuore del panettone. Che già dall'aspetto è buonissimo, io mangerei il colore già il cuore, è fantastico. Vabbè. Anche l'odore si sente di qua, beh, è fresco. Quindi questa è la parte che abbiamo. È stato fatto ieri sera. Immagino sì, è stato importante. C'era un profumo nella. Profumo. Sì, ma c'era un profumo. Senti. Tutta la strada. Quando panificano là è una cosa incredibile. Poi. Senti, posso chiederti una cosa? Ma di questo lo tieni per il tappo? Un attimino. No, aspetta, se arriviamo là. Ah, non è che te lo mangi subito. No, lasciate i bambini lontani dalla procedura di preparazione. È come fare le torte, no? Chi vuole leccare la cosa della torta. Esatto. Allora. Quindi io ho tolto il rimanente. Semplice, io pensavo fosse più complicato fare sto buco, invece l'hai fatto in due secondi. No. Sì, ecco, come vedi, e abbiamo la perfezione all'interno. Con un coltello normalissimo, sì. È una perfezione. Facci vedere il buco. Comunque dovreste mandare le vostre fotografie del vostro panettone col buco, come io sono sicuro che a me non riuscirà così come riuscirà a come padre. No, ecco qua. Allora cosa succede a questo punto? Riempiamo di gelato il nostro panettone. Qua abbiamo la vaniglia, questa è la vaniglia, si mette senza la carta, però è un esempio per farvi capire come certamente è chiaro, con la paletta si mette il gelato, è chiaro. Prima la vaniglia. Questo gelato, come cioccolato. Deve essere lavorato questo gelato? Dici tu. Il gelato, se andate a comprarlo, quindi sarà un po' duro togliendolo dal freezer, certo. Vi consiglierei di lavorarlo con un cucchiaio, non di farlo sciogliere, di tagliarlo a pezzettini piccolissimi, sì. E non lasciarlo squagliare. Metterlo così in dentro. Quindi preparare le due parti, okay. I due gusti o i tre gusti, e mettere il primo gusto, poi preparare anche il secondo gusto. Che vengano incastrati, no? E vengono, certo, vengono incastrati. Però a questo punto volevo dare anche un'altra delucidazione a chi piace il liquore. Lì tocco. Io qua ci vuole. Quindi una volta che l'abbiamo tagliato, prima di farcire il gelato, se il panettone non va ai bambini. Ma va benissimo per i bambini, fa dormire. Giorno a Natale. Ma che se ne vanno a letto. Allora, aspetta. Facciamo un piccolo break pubblicitario e poi torniamo a noi. Pubblicità. Rete Italia, la radio italiana, in onda in Australia. Per la tua pubblicità su Rete Italia, chiama lo 03 9481 0666. Allora, siamo di nuovo in diretta, siamo arrivati al punto, prima di mettere il gelato, dice Gigi, un'alternativa, cioè certo. chi piace un po' di liquore. Certo. Lo devi mettere prima del gelato. Naturalmente il liquore è scelta, ma una buona selezione. Ecco, non mettete una sambuca con un Grand Marnier, un bellissimo Grand Marnier, un liquore al caffè, un frangello, un amaretto. Ecco, non te ne veni qua la strega pure tu, che quella lo stavo dicendo. Old fashion. La strega sto scherzando, ti prendo in giro. La strega, l'alkermes. Quindi cosa succede? Prepariamo il nostro liquido, quindi la nostra bagna di panettone, e pronta già con lo zucchero e il liquido, quindi useremo il contenitore vicino al panettone, prendiamo col cucchiaio e versiamo, girandolo ovviamente, per farlo
quindi dalla parte superiore, non inferiore. Non sotto, quindi no, no, va sulle pareti del sulle sulle, certamente. Del buco. Quindi finché noi non riusciamo a ricoprire tutta la parte, la base. Che lui è semplice per lui, si vede, guardandolo così è semplicissimo, poi lo vado a fare io e diventa una cosa. Vabbè, se non avete pazienza a farlo col cucchiaio, no, col contenitore stesso, girate piano piano la mano e versate piano piano. Se no, sopra. Posso dire la bottiglia? No, 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 no. Oh, non esagerare. Deve essere. No, non è che dico la bottiglia. No, 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 no. Deve essere una bagna, non deve essere un liquore puro. Una bagna. Cioè. Armando ci scrive: potrei usare la bottiglia spray che mia moglie usa per stirare i panni. Va benissimo, dicendo. Va benissimo. Veramente. Spray per stirare. La bottiglia dell'acqua ci fai un paio di buchi. Ci può usare, però vuota la dello spruzzino per stirare. Vabbè. Bello profumato quando esce. No, 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 no. Ci sarebbe l'ammorbidente dentro, poi sarebbe la tragedia. Vai. Quindi una volta che l'abbiamo bagnato, ritorniamo, riempiamo di gelato il gusto che vogliamo, quindi possiamo farlo a strati o possiamo farlo a copertura. Cioè copertura cosa vuol dire? Che mettiamo il gelato da una parte e lo giriamo per ricoprire il primo strato di panettone. Quello è expert level. Beh, quello è, quello è il secondo alla, livello. Però, siamo alla laurea. Fatelo piano piano perché se no rompete tutto. Facciamo il primo e secondo e terzo gusto e fermiamoci là. E ci fermiamo. Quindi cosa succede a questo punto? La parte che abbiamo tagliato inferiore, prendiamo la misura del panettone che abbiamo già tagliato precedentemente, quindi la misura laterale. Ah, non va tutta intera? No. Quindi sono i 3 centimetri che abbiamo deciso. E togliamo. Andiamo a tagliare. Facciamo il tappo, no? E tappiamo. Ecco qua. Yeah. Quindi a questo punto si mette all'interno. Bagniamo anche questo. E ricopriamo il panettone riposizionandolo per come è stato tagliato. Guarda come è venuto. Quindi avrà il suo cuore di gelato. Ma senti, io non ho detto, possiamo metterci delle cose crunchy all'interno delle... Crunchy ma non troppo crunchy, yeah, perché quando poi lo affetti vai a sgranare il gelato o a lineare. Non rimane bella la fetta. Quindi una volta che noi abbiamo ricoperto la base del gelato per come è stato tolto, lo giriamo, lo rimettiamo su un pirottino, un pizzo, un piatto, un qualcosa e lo riponiamo in freezer sino al momento che nel congelatore. Certo, certo, gelato. Quindi a questo qui dobbiamo prima fare lo spazio nel congelatore. Vabbè, chi ha quello, no, quello grande, non ha problemi. A quel punto vediamo un esempio di quello che a quel punto noi abbiamo. Non è che si è ristretto nel freezer. non si è ristretto. Non si è ristretto. Quanto è rimasto nel freezer per combinarsi? Non si è ristretto, l'ho fatto solo per gustarcelo noi qua in, E quanto tempo lo devi scongelare prima di mangiarlo? Vi consiglierei da 20 minuti a mezz'ora. No, scongelarlo, tirarlo fuori. Tirarlo fuori perché poi dopo, se non si mangia tutto, si può rimettere, giustamente? Certamente, no? Certamente. Certo, quindi cosa facciamo? Lo lasciamo fuori o dentro il frigo? Se non siamo sicuri che entro mezz'ora lo mangeremo, mettiamolo in frigo. Certo. Quindi si toglie dal congelatore, si mette in frigo nel frattempo che si mangia la frutta, dipende perché alcuni mangiano prima il dolce, poi mezz'ora, 45 minuti va bene, ma se sappiamo che fra 15 minuti o 20 minuti mangeremo il panettone, tiriamolo completamente fuori e lasciamolo fuori. Lo lasciamo fuori. Quindi sono passati i 20 minuti che abbiamo detto, quindi il panettone non è morbidissimo ma è perfetto per tagliare. Quindi cosa succede? Noi taglieremo il panettone grande con un coltello grande direttamente nel mezzo. Ah, perché questo ci permetterà di fare le fette. Di fare le fette poi anche verticali che mostrerò adesso. Come fare. Quindi si può conservare anche a fette del congelatore. E questo è il risultato finale. Oh, mettilo che carino, più vicino alla telecamera qua così. Qui hai usato cioccolato e vaniglia? Ho usato cioccolato e vaniglia. Cioccolato e panna. E panna. Quindi hai messo prima la panna e poi la cioccolata, perché è all'inverso, cioè no? La panna gelato o panna proprio panna montata. Ah, però qua ho utilizzato il liquore che non piace a te e piace molto a Paolo, la strega. Dai, ma qua ci sta bene, dai, perché è vegano il gelato qui. Io non ce la farei mangiare. Amici, noi dobbiamo salutare e chiudiamo con una canzone, quindi grazie Gigi, grazie
Martino, ti voglio con Luciano. Che bellezza, come no, carino. Come no, Virginia, arrivederci a tutti. Virginia, devi stare per forza giovedì prossimo. Sì, allora ci facciamo gli auguri qui, giovedì prossimo. Va bene. Per quanto riguarda Gigi, invece tu hai un'anticipazione lunedì. Perché arriva... Sì, lunedì mangeremo, mi sembra, il panettone salato. Pandoro salato. Una variante, certo, con il salmone. Certo. Questo ce lo farà la nostra... Adanita della Vannella, e con il formaggio, ovviamente. Noi finiamo qua, vi voglio ricordare in edicola La Fiamma e il Globo, con all'interno il calendario 2018, assolutamente da non perdere, tenetelo bene stretto, perché vi potrà dare anche così la possibilità di vincere un bellissimo CD. Jeez. Natale 2018, le più belle canzoni di Natale. Questi stanno mangiando, io sto soffrendo. È una cosa buonissima. Andiamo. Bravo. Ci vuole un altro caffè.